Un anno che sono qui nel bar e ho cominciato a lavorare perché è una cosa che mi piace, è un lavoro che mi piace e mi dà molte soddisfazioni. Quante persone lavorano qui? Siamo in quattro, io, mia moglie e le mie figlie. Qual è il segreto del tuo mestiere? Cortesia con la gente, saper capire le persone e servirla bene. È un lavoro che ti stanca più fisicamente o psicologicamente? Ma no, faccio un lavoro che mi piace, a volte fisicamente, perché sai, tante ore in piedi ci vuole, insomma, via. È dura. Qual è il lavoro che ti sarebbe piaciuto in alternativa? Solo il barista, perché mi piace molto e ti ripeto, è un lavoro che mi è sempre piaciuto e sto facendo un lavoro che mi piace. Ci vuoi raccontare un episodio singolare che ti è capitato gestendo questo bar? Gli episodi ce ne sono tanti, il più eclatante, che ti posso dire? Quando facevo il barista nel bar dell'ospedale, una signora aveva portato la tazza, cioè mi ha chiesto la tazza e ha preso il caffè latte che si era portata da casa. Come è nata l'idea di impiegare i ragazzi disabili a quali erano le aspettative? Allora, è una cosa bella perché questi ragazzi è giusto che vengano inseriti nel mondo del lavoro e recuperare tutto quello che si può nelle loro capacità. Avevi dei timori prima di cominciare? Se sì, sono stati confermati o si smentiti? No, non avevo nessun tipo di timore perché essendo genitore e pure nonno è bello aiutare questi ragazzi. Da quanto tempo è attiva questa collaborazione e qual è il bilancio? Dunque, con Francesco? Sono 3 anni che è con me. Consiglieresti ad altri colleghi di fare la stessa esperienza? Sì, perché sono ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati e danno molto anche internamente, insomma, ti danno molte soddisfazioni. Grazie Lorenzo. Grazie. Bravissimi. Fantiaco, da quanto tempo lavori qui? 3 anni che lavoro qui. E in cosa consiste il tuo lavoro? Cappuccini, caffè. Frena! Io un po'. Vai. Nel tempo, hai notato se l'atteggiamento delle persone nei tuoi confronti è cambiato? No. Tutti simpatici, quindi trattano bene e fanno le cose. E faccio le cose. Con quali tipi di cliente sei più a tuo agio? Bambini, anziani, coetanei? Coetanei. Belle da vedere. Dolce da gustare. Sì. Come il carnevale. Sì.